Ragazzi, sono usciti, come posso dire, diciamo i sorteggi sia della Champions League che dell'Europa League. Vabbè, ieri, io faccio i video oggi perché ho dovuto fare delle cose dello studio, ma oggi parlerò, diciamo dei sorteggi, cioè cosa ne penso, queste cose qua, eccetera eccetera eccetera. Adesso cerco qua e poi farò vedere. Allora, partiamo dal presupposto che partiamo dalla Champions, no? Dalla Champions. Aspettate un attimo, che così, perché non ho una buona memoria io, infatti. Però Champions League. Allora, vediamo. Se mi ricordo bene, come posso dire, i sorteggi sono proprio incredibili per gli italiani. Faccio un esempio: Inter Atletico. Cioè, io ovviamente parlo solo quelli di italiana perché è italiana. E se volete, cioè, partiamo prima dalle italiane e poi farò un altro, e poi dopo questo video farò un altro, quello di Europa League. Allora, partiamo dal Porto Arsenal. Secondo me qui potrebbe passare l'Arsenal tranquillamente, però non sottovalutare mai il Porto. E seconda, diciamo, poi c'è Paris e Real Sociedad. A Parigi ha rischiato molto, Paris Saint Germain ha rischiato di non qualificare, di non andare agli ottavi, però grazie a scontri diretti ha buttato noi giù nell'Europa League. Ah, che tristezza. Però, cioè, secondo me qua potrebbe passare Paris Saint Germain, cioè direi che, cioè, secondo me Paris Saint Germain può passare tranquillamente, però attenzione, mai sottovalutare gli avversari. Infatti Real Sociedad è molto pericoloso perché c'è Tachifusa Kubo. E poi c'è PSV Dortmund, qua secondo me passa Dortmund. Poi c'è Copenaghen e Manchester City, dai, come on, Haaland deve fare gli altri 5 gol contro l'Ipsia l'anno scorso, ma però che questa volta l'Ipsia è andata male perché ha beccato il Real Madrid, secondo me qua Bellingol, conoscete ormai Bellingol, farà 4 gol. E poi Lazio, e poi parliamo di italiane, Lazio, Bayern Monaco è andata male per i biancocelesti. Secondo me qui, senza offesa ai tifosi della Lazio, passerà il Bayern, perché hanno molta esperienza in Champions League loro, e secondo me la Lazio, cioè, se la Lazio fa sul serio, cioè proprio fa sul serio, secondo me c'è anche un po' di possibilità che passano loro. Però secondo me Bayern Monaco faranno tipo, saranno tosti per voi tifosi della Lazio. Poi qui c'è l'Inter e Atletico. Io da milanista dico che qui è difficile decidere. Però secondo me passa l'Inter, perché coppia Lautaro Martinez e Marcus Thuram faranno sedere. Però mai sottovalutare anche Atletico, che hanno Antoine Griezmann. Però l'Inter ha un buon portiere, cioè, tipo, è difficile dire chi passerà, perché questo è bello tosto. Però secondo me passa l'Inter, perché ho questo feeling. E poi l'ultimo, Napoli-Barcelona, para mí es muy difícil dire, cioè è molto difficile da dire, perché Napoli ulteriormente sta andando male, devo dirlo. E poi non dite voi tipo, non è vero, eccetera eccetera, cioè siete partiti male nel campionato. Però Barcellona poi l'anno scorso ha vinto lì, anche qua è difficile da dire, ma secondo me ha un slice, cioè proprio una più, cioè secondo me questo è la probabilità di passare, cioè che è la probabilità in cui passa, cioè vabbè, il Napoli che passa, la probabilità è qua un pelino il Barcellona, vabbè, avete capito quello che voglio dire. Qui questo, diciamo che la probabilità che passerà Napoli qui è questo, un pochino di più il Barcellona, perché hanno più, diciamo, esperienza, possiamo dirlo. Non criticatemi, please, sono sportivo. E beh, questi sono i 8 sorteggi, diciamo, 16 squadre. Purtroppo il Milan non c'è. Ok, infatti è andato nel Europa League.
Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo nel prossimo video. Adios.